Ma cos'è la dolcezza? Sei tu! Ah, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dedicato ancora una volta al progetto Libera la Vita, Liberate Life di Sobi. Sono qui con Nicola, è l'ultimo incontro che facciamo, il quarto, in preparazione al suo cammino di Santiago. Ci siamo posizionati nel posto universalmente conosciuto con più zanzare e moscerini di tutta la Lombardia. Guarda che bestia! Zio, non ci può stare qua, ci sono veramente troppi. Cerchiamo una location senza zanzare. Sperando che qui ci siano meno zanzare, volevo affrontare con voi non un argomento nello specifico, ma più in generale darvi dei consigli per chi, come Nicola, deve affrontare per la prima volta il cammino di Santiago. Quindi se avete mai pensato di fare il cammino, questi possono essere dei consigli molto 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 utili, ovviamente che si basano sulla mia esperienza. Per prima cosa andrei a vedere quello che è, secondo me, il consiglio più importante per godersi il viaggio, ovvero non programmare. Amare troppo, non essere troppo prestabiliti. Ognuno può affrontare il cammino come meglio crede, però se c'è una cosa che ho imparato sin da subito è che è meglio non farsi troppe aspettative, non decidere le cose in anticipo. Non bisogna fermarsi per forza nei posti indicati dalla guida e seguire il percorso alla lettera, perché il cammino di Santiago io lo vedo come una traccia, come uno spunto. Poi uno può decidere come percorrerlo, può deviare quando sente la necessità e può fermarsi quando meglio crede. Non è necessario partire facendo 30 chilometri al giorno, per esempio. Se state camminando e vedete un posto che vi piace, sentite che il cammino vi sta dicendo fermati qua, anche se magari avete percorso pochi chilometri, fermatevi, mal che vada dal giorno dopo ne farete uno o due in più al giorno. Non dovete per forza andare a dormire negli alberghi municipali. Se vi va di dormire fuori, se vi va di prendervi una stanza, se vi va di, non lo so, seguire delle persone che avete appena conosciuto che vi dicono guarda che là in fondo c'è un posto fighissimo, potete andare, perché credo che il cammino di Santiago, il bello del cammino di Santiago è anche l'imprevedibile. Succedono un sacco di cose che non ti aspetti, tantissime coincidenze, tantissime cose che non credevi possibili prima. Non pensavo che sarei stato in grado di camminare anche 40 km in un giorno e svegliarmi il giorno dopo perfettamente sano, riposato, pronto a farne altrettanti. Dimmi che non passa il trattore. Di solito. Sì. Grazie mille. Ciao cane, ci accompagni te? Attenzione capanno fisso. Potevamo fare 10 metri, saremmo stati in questo bosco fighissimo. Allora, salendo c'è una torre, andiamo a vedere la torre intanto che vi racconto. E anche oggi si cammina con l'infradito. Comunque, consiglio numero uno, lasciar spazio all'imprevedibile. Non programmatevi tutto prima di partire, anche quando siete lì, vivete un po' la giornata. Secondo me è meglio. Non può essere questa qua la torre? No, no. Non sono sicuro che sia un sentiero, perché qua si va giù a strapiombo. Allora, però è giusto, perché guarda qua. Ok, forse l'abbiamo trovata. Comunque, consiglio numero due. No, indietro? Se volete farvi il cammino di Santiago in solitaria per stare un po' con voi stessi, vi capisco, ci sta. Però sono abbastanza convinto che siano le persone che incontri durante il cammino la vera ricchezza del viaggio, perché non sai mai chi puoi conoscere, non sai mai cosa ti può raccontare. Io ho fatto degli incontri assurdi, come quel signore che abbiamo conosciuto che si chiamava Santiago e ha fatto da Santiago de Compostela fino a quando sono andato io, stavo tornando indietro. Sono loro le persone che ti possono insegnare di più e che ti possono raccontare le cose più interessanti. Penso che valga la pena prendersi del tempo per stare con le persone che incontri, sentire la loro storia, sentire cosa hanno a dire, ascoltarli. Quindi se ve la sentite, provate a non isolarvi, ad aprirvi verso gli altri, a cercare di non essere troppo timidi. Io mi sono sforzato per fare conoscenze, per stare con le persone. Normalmente quando viaggio, anche se può sembrare il contrario, tendo a stare un po' per i fatti miei. Mi aiuta molto lo stare in gruppo, quindi quando il nostro gruppo si è ingrandito è stato molto più facile per me fare conoscenze. E tutto ciò ci porta al consiglio numero 3. Stare da soli e camminare in solitaria è molto importante, perché ti permette di riacquistare il tuo tempo in modo da poter ragionare e pensare con più calma. Io ho pensato tantissimo lungo il cammino quando camminavo da solo, però mi rendevo anche conto che stare in compagnia, almeno nel mio caso, era molto più bello. Quindi non abbiate paura di fare nuove conoscenze, di stringere delle amicizie sul cammino, perché fidatevi, sono stupende, e soprattutto i legami che si creano sono meravigliosi nel tempo. Cioè io tuttora mi sento con le persone che ho conosciuto durante il cammino di Santiago. Dopo uno o due giorni che conoscevo Luca sembrava di conoscersi da una vita e mezza. Quella del cammino è un'occasione per creare dei bellissimi legami, quindi vi consiglio di sfruttarla, perché come esperienza magari ti dura un mese, ma le amicizie che puoi stringere possono durare anche tutta la vita. E nel frattempo abbiamo raggiunto la torre. La torre è questa qua dietro di noi. Consiglio numero
successivo. Siate pronti e ben disposti a rispettare gli altri, perché il cammino ti mette in una situazione di convivenza forzata con a volte tantissimi sconosciuti, con i quali magari devi condividere una gigantesca camerata da 76 letti, come è capitato a noi, e dormire in un letto a castello fianco a fianco ad uno sconosciuto che magari ti fissa pure durante la notte e russa tutto il tempo può non essere il top, però si sa, non è una vacanza all'insegna del comfort. È un viaggio pieno di disagi, però questi disagi possono essere sfruttati e soprattutto vanno affrontati in maniera da non creare ulteriore disagio per gli altri. Esempi pratici: arrivi in albergo, hai camminato tutta la mattina e ti vuoi godere una doccia calda bollente. Magari la doccia è meglio farla un po' meno bollente e un po' più corta, proprio perché se sono in tanti a dover fare la doccia, a un certo punto l'acqua calda potrebbe finire e non è piacevole arrivare in albergo e stanchi dopo tutta una giornata di cammino e doversi fare la doccia gelata. Cioè, io la facevo, non c'è problema. Si trovano anche persone anziane che magari non hanno proprio tanta voglia di farsi una doccia gelata. Anche la mattina, quando ti devi preparare per uscire, cioè, non tutti hanno gli stessi orari. I coreani, per esempio, escono alle 5:20 e svegliano, almeno nel nostro caso, svegliavano tutta la camerata. Si può evitare questa cosa. Magari la sveglia la può mettere soltanto una persona del gruppo e non mettere la sveglia più rumorosa possibile, ma magari mettere il cellulare in vibrazione sotto al cuscino e poi lui può andare a svegliare singolarmente gli altri. C'è da preparare le cose, magari non farlo nella camerata dove puoi svegliare tutti col rumore delle zip, dello zaino, delle buste. Puoi anche prendere le tue cose, uscire e farlo fuori. Quando arriva il momento della cena, avete fatto la spesa e non vedete l'ora di godervi la vostra super mangiatona italiana, ecco, magari è meglio non occupare tutti i fornelli, tutta la cucina, e lasciare anche agli altri la possibilità di cucinare, oppure magari cucinare in un orario diverso, cercare di non intasare la cucina perché è ad uso comune. È ancora più bella la cena se poi inviti delle persone. Anche quando si cammina, a me capitava sempre, tipo, camminavo da solo con le cuffiette, ascoltavo la musica, un podcast, vedevo una persona al lato della strada un po' stravolta, io mi fermavo sempre, chiedevo: tutto ok, vuoi un po' d'acqua? Mi dicevano sempre di no, che andava tutto bene. Però non si sa mai, sempre meglio chiedere se qualcuno ha bisogno di aiuto, perché potessi incontrare qualcuno che ne ha bisogno per davvero. Cammino è un'esperienza ancora più bella se si condivide con gli altri, e rispettare queste piccole regole di convivenza rende l'esperienza sicuramente migliore. Ultimo consiglio realmente importante, poi se mi verrà in mente qualcos'altro ve lo scriverò qua sotto tra i commenti, poi sentitevi liberi di farmi tutte le domande che volete, anche Nicola dopo magari se gli viene in mente qualcosa mi chiederà e potrò aggiungerlo in post, che ne so. Il cammino è un'esperienza personale, vivetela come meglio credete. Se, cioè, nessuno vi giudica, nessuno vi corre dietro, non è una gara e non è un qualcosa di atletico. Se vi sentite stanchi, fermatevi, meglio fermarvi, rallentare, arrivare un giorno dopo piuttosto che farsi male. Se dovete saltare un pezzo perché magari siete in ritardo sulla tabella di marcia, dovete tornare in Italia o magari non ce la fate, pigliatevi un bus, pigliatevi un treno. In teoria nessuno vi giudica, se qualcuno lo dovesse fare non merita la vostra attenzione, perché alla fine è il vostro cammino di Santiago. Non camminate per gli altri, camminate per voi stessi, a meno che non andiate a fare il cammino di Santiago per camminare effettivamente per qualcun altro. In quel caso vi auguro di non deludere nessuno. Spero di non deludere te, zio, perché io non lo so, dopo, cioè, ultimamente mi sembra di non riuscire più a camminare così tanto, mi fa malissimo i piedi, mi fa male le ginocchia. Ci sono dei baselli, non se riesco. No, aspetta, che c'ho, c'è qualcosa? Vedete qualcosa? Beh dai, ci stava, bella camminata, anche con l'infradito, molto fattibile. E poi con 50 gradi all'ombra è il top, ma adesso sta arrivando la tempesta perfetta, quindi ce ne andiamo. Ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ci vediamo alla prossima. Zio, devi partire per il cammino di Santiago, sei carico? Carichissimo. Comunque non so se riuscite a vedere, ma noi prima eravamo qua.